Ciao ragazzi, sono Dani e oggi sono qui per ricordarvi che le live di Twitch le potrete vedere anche qui su YouTube integralmente. Per scoprire come farlo è sufficiente che clicchiate sul link che vi esce qui in alto. Grazie mille per il supporto e buona visione. Imbarazzante, credo sia la prima volta in vita mia che non vedo uno stemma su Google in una partita. No, a me mi era capitato, secondo me, Ste, non vorrei dire, ma sempre, auguro che forse se lo ricordo meglio, sempre con la Roma, secondo me in conference era capitata sta cosa. Sì, probabilmente, sì. No, comunque partita che la Roma bene o male ha gestito, ma cioè, raga, non li possiamo vedere neanche da YouTube partita. Ci hanno scritto loro, insomma non è una roba easy, se no non ve lo dicevo così. Secondo voi non avevo anch'io l'idea che si potesse, invece non si può. Vero. Punto. Cioè, non, questa è la novità, Moreno è la novità, e questa è la novità, purtroppo è così. Vabbè, c'è, su casa Roma c'è un'altra novità, Ste? Allora, la faccia di chi ormai è in vacanza. Vacanza, diciamo che la Roma ha ripreso da poco realmente. Su Pellegrini ho letto qualcosa, Ste? Sbaglio? Mm? Pellegrini? Me l'ha capitato. Pellegrini e Smalling, diciamo che sono usciti un po' malconci ieri dall'amichevole, però sono solo contusioni, niente di rilevante, ringraziando Dio, Andrea. Niente di brutto. Noi ci aspetta un'altra amichevole giovedì alle 16, giochiamo l'ultima in Portogallo contro il Warwick. Ah, ma avete fatto proprio la tournée portoghese? Doppia, sì, tournée, tournée in Giappone e poi tournée in Portogallo. Sì, in Portogallo. Chi sceglie queste tournée me lo deve spiegare, perché evidentemente vuole far perdere i tifosi. Vabbè, Giappone è economica, è un mercato. Ma quali tifosi hai preso? Hai solo persi. Ecco, Andrea, una notizia positiva, se c'è, e oggi è tornato parzialmente in gruppo, ma è tornato in gruppo Wijnaldum. Cazzo. Ah. E come l'hai visto? Cioè, si è allenato, non ha... Ho fatto tutta la parte aerobica, Andrea. Tutta la parte aerobica con i compagni, tutti uguali. Vabbè, però è tornato in gruppo allora. Quindi parzialmente, sì, tornato in gruppo. Dai. Buono, vuol dire che la partitella, praticamente. Sì, per la prima di gennaio sarà pronto a questo punto. Io penso per 15, RX. Per metà gennaio. Ok. Metà gennaio. Sei caldo, Asso? Mamma mia, chi è? Augusto, allora adesso, adesso metti un attimo la classifica, ci vediamo un attimo come eravamo rimasti con la Roma, poi andiamo sulle parole di Ausilio e su quelle di Raspadori. Purtroppo... Sì, che ho visto oggi il maestro su Twitter bello infuocato contro Ausilio, ce li ho tutti segnati, maestro, l'ho vista bella nervosa. Oggi questa è la situazione della Roma, non delle migliori, Asso, si può dire. Beh, stava a 3 punti dal quarto posto, comunque sia, diciamo sì, siamo settimi, se dobbiamo utilizzare un termine, capito, una fisionomia o un discorso alla camelia, siamo settimi, però siamo sempre a 3 punti. Zoom un po', zoom un po', Eric, che non si vede bene, sì, da telefono. Quindi, ovviamente è sempre in settimo posto, ma sei a 3 punti da quello che è il quarto posto, che è il tuo obiettivo. Qua sentivo gente parlare della Roma pari al Milan. Beh, diciamo Ste che inizio campionato con Dybala ci si aspettava un e po' poi di ragazzi, no. E con Ebram io ho sentito parlare di Scudetto e dei raffronti fatti col Milan. Beh, però Ste, ti posso dire una cosa, se tu a oggi ci avevi 7-8 gol in più di Ebram, tu stavi in un'altra posizione. Cioè, secondo me il problema della Roma è che è mancato l'uomo che l'anno scorso è stato forse il migliore. Ma in realtà l'anno scorso ha avuto gli stessi numeri a inizio stagione, poco meno. Cioè, Abraham è uno che è noto per avere le fiammate nel girone di ritorno, l'ho fatto anche all'Aston Villa nel suo exploit in Championship. Il problema della Roma è che appunto finché c'era Dybala, come Dybala si è rotto, è finito. Ma lì sono i limiti proprio dell'allenatore. Ma lì è stato tutto un insieme di fattori, perché poi ne parlavate prima, è mancato anche Wijnaldum, perché proprio quello secondo me è stato proprio un problema nevralgico. Guarda, Francesco, tralascia che la Roma non ha mai giocato con il suo 11 tipo, mai, tra infortuni, situazioni, cazzi e mazzi, la Roma con il suo 11 tipo non ci ha mai giocato. Vabbè, però gli infortuni ce li hanno tutti, Non può essere una giustificazione, perché i problemi fondamentalmente ce l'hanno tutti, esatto, le squadre. Esatto. Prima chi dopo perdono pezzi tutti, ok? Benissimo. Però qui si è sottovalutato, perché ripeto, ho sentito gente che parlava e faceva raffronti con Milan, ho sentito gente addirittura e Wijnaldum Dybala andava a biscio oscuro, però tutti tranne il sottoscritto si sono scordati una cosa importante, che tu, che non è che con un buon mercato fatto in estate vai a colmare quel gap che ti danno quel chi ti sta davanti da ormai 3 anni, chi 20 punti, chi 18, chi 17, sono sempre tanti, ma serve poi la cultura del lavoro, non solo il mercato, serve anche la cultura del lavoro.
loro. Alla Roma non è che sono mancati solo i giocatori. Alla Roma, per questo inizio, tra 15 dei campionati e le 6 di Coppa, gli è mancato tutto. Ma lo sai che questo contenuto l'avresti già potuto vedere 2 ore fa? E perché non lo sai? Perché non sei abbonato. Quindi che devi fare? Devi andare sul nostro canale, perché da oggi sono disponibili gli abbonamenti a soli 2,99€ su OCV Sport. E che ti danno questi abbonamenti? Ti danno innanzitutto questi tipi di video qua, cioè gli estratti della live 2 ore prima rispetto agli altri, per poterteli vedere, commentare con gli altri, mentre gli altri dicono lo so che è successo, però non l'ho visto, perché non sei abbonato. E oltre questo hai anche tutte le live integrali di Twitch disponibili qui su YouTube. E quindi che aspetti? Abbonati al nostro canale YouTube se hai piacere di supportare la nostra community per avere dei contenuti originali inediti anche qui su YouTube. Grazie. Il discorso secondo me è proprio quello, nonostante l'obiettivo sia il quarto posto, vedendo anche al di là dei punti il gioco della Roma, io non riesco a vederla dalle prime quattro. Cioè, per quello dimostrato in campo, capiscimi. Ma se continui così, grazie al cazzo, non ci arriva mai. È quello che dico io. Cioè, per quello che ha dimostrato fino ad oggi la Roma, fin nei primi quattro non ci arriva mai. Se continui così, se continuiamo così, finiamo fa la fine d'agosto, del sciscione, che se mettiamo a contare i trofei, capito, con uno da Juve. Sì. C'è più trofei, fa la fine d'agosto. Capito? Prima che fate la fine nostra, poi a contare voi. Ma che cazzo va con te che c'è tutte le pighe e trovai latte in affa? No, in realtà no. Non abbiamo più trofei, Vitale, lei che è uno storico, non ometta la realtà, si prenda questo punto. No, io non ometto la realtà, però ti dico una cosa, l'essenza della lazialità si è forgiata proprio in quei momenti, perché l'amore per una squadra si percepisce proprio nei momenti di alta difficoltà. Non eravate stati chiamati in causa voi della Lazio, c'è un titolo sul Cagliari per favore, perché prima andiamo sull'Inter, velocissimi. Glielo prendo al volo, è questo appunto di... Come glielo prendo? Il Daspo. No. Capisco che lei abbia bisogno, ma mi sembra eccessivo così. Una richiesta d'aiuto. Ragazzi, fate qualcosa per questo ragazzo. Prendo il titolo al volo. 3 anni di Daspo per Andrea Cossu, un dirigente del Cagliari che ha tirato un pugno a uno steward. Al volo. Pugnano Stewart così. Ma c'è il video, raga, di sta roba qua? Cioè, questo non si può far vedere in live, Andre, tra l'altro. Ma è vecchio, questo è accaduto nell'ultima 20 gara dicembre. Del campionato. Ma che 20 dicembre? 20 dicembre è arrivata l'ufficialità del Daspo, Sciscione. È accaduto a maggio, l'ultima giornata del campionato di Serie A, quando il Cagliari è retrocesso pareggiando a Venezia. Dopo la partita, lo Stewart ha accusato Cossu di questo, ha fatto le indagini la polizia di Venezia, e alla fine è arrivato il provvedimento. Ecco, un provvedimento molto pesante, perché poi alla fine lui è anche dirigente anche quest'anno, sì. E quindi lui non potrà accedere allo stadio per 3 anni. Sì, 3 anni dalla questura di Venezia. Ma Cassuffi giocava fino a poco, quello che giocava fino a poco tempo fa, sì, no? Sì, sì. È lui. Minchia, sai che cazzo. Non aveva avuto tra l'altro un incidente brutto lui? Sì, è vero. Con la macchina. Cosa gli era successo? Sì, con la macchina, mi pare, a sud della Sardegna, non era stato... Sì, ma stato... brutto, c'è cioè un incidente, si era tenuto il peggio. Esatto. Augusto, se lo vedi bene, Cossu un fascio sembra scavato come Flaghi, guardalo bene. No, vabbè... Vero, c'era stato un incidente molto grave, no, sì. Ma questa di Cossu secondo me è una cosa pure abbastanza grave, perché è chiaro che lui magari chissà che gli ha detto Stewart o chissà che è successo. Però dare un cazzotto a uno Stewart credo che sia abbastanza deprecabile. No, è una cosa molto grave, e sono anche stupito, perché poi quando era calciatore io non mi ricordo atteggiamenti... Neanch'io. Era un po' peperino, ogni tanto era un po' rosicone a livello di reazione in campo. Ma a questo livello non ci mai, si aspettava, ragazzi, mai a questo livello non ci si aspettava sicuramente di essere un faccia allo Stewart. Però la dirigente che diventa come calciatore non era malvagio, Andrea. No, a me piaceva. Anche Zepinalo diede il cazzotto allo Stewart, vi ricordate?
Tanto io mi ricordo che Zebinaghi, secondo me Kossu è più bravo di Brahim Diaz, ma veramente molto più bravo di Brahim Diaz. Ma che c'è? Ma pure secondo me. No, dico che secondo me Kossu è superiore a Brahim, cioè a oggi giocherebbe al posto di Brahim Diaz. Dico, secondo me è comunque un giocatore più completo. Andre, ma la pescata con un milanista non ce l'hai, oggi non ce n'è uno. Sì, no. Infatti, chi vuole fare innervosire Panciroli? No, no, chiedevo. Se fosse stato Luca Cohen l'avrei accettato, ma... Vabbè, sì, dai, niente, allora andiamo sull'Inter.